Napoli Servizi viene in qualche maniera riconosciuto come una sorta di hub di smaltimento di quelle che sono le principali necessità del Comune di Napoli. Per ben 5 anni, quindi 2 anni più di prima, e con un quantitativo economico che sostanzia queste aspettative da parte dell'amministrazione, che ci metterà in contatto con le possibilità di raggiungere i nostri obiettivi. Napoli Servizi è la società partecipata che fornisce al Comune di Napoli più di 20 prestazioni che vanno dalla pulizia degli edifici comunali e scolastici e manutenzione del verde al supporto delle attività del condono e degli uffici amministrativi dell'ente. Dallo scorso luglio la società si occupa del patrimonio immobiliare urbano internalizzato dopo 22 anni di gestione da parte della Romeo ed ha rinnovato la convenzione con il Comune fino al 2018 diventando una delle principali multiservizi del meridione. Stiamo già realizzando interventi di manutenzione, di interfaccia, bollettiamo. Ecco, sostanzialmente questo dimostra come una società in house del comune, di interesse generale, quale noi siamo in questo momento, ha la possibilità di interagire in maniera molto più veloce con le problematiche del comune. Ricordiamoci che noi non abbiamo markup, evidentemente, non facciamo margini, non facciamo utili, quindi si può stornare a favore della collettività molta parte, diciamo, di quelle che sono le classiche attività aziendali che magari dovevano generare un giusto utile. Vi posso dire, dopo 2 anni, dopo aver portato il primo anno 7,5 milioni di risparmi al Comune di Napoli, sulla sola Napoli Servizi, dopo che tutti i nostri lavoratori hanno veramente tirato la cinghia per seguire questo nuovo andamento, mi sento un po' francamente più sereno della possibilità di raggiungere gli obiettivi che mi sono stati richiesti. Tra i compiti più delicati affidati alla Napoli Servizi, anche la gestione del pronto intervento stradale, per la quale è stato messo a punto il progetto Smartwork in collaborazione con Vodafone Italia. Una piattaforma informatica ed una specifica applicazione consentiranno agli operatori della partecipata di gestire con uno smartphone ogni tipo di richiesta. Sarà possibile ricevere in tempo reale le segnalazioni dei dissesti inviando l'operatore più vicino al luogo di interesse, per poi documentare fotograficamente l'intervento effettuato. Un sistema innovativo per il rilevamento degli interventi stradali, dei guasti, delle buche che possono essere individuate e visibili su un portale, sul web, quindi c'è la possibilità di evitare anche alcuni trabocchetti che spesso vengono utilizzati per contenzioso con l'amministrazione, ma questo soprattutto per avere noi la contezza degli interventi, del giorno in cui vengono fatti, del luogo in cui c'è stato l'intervento. È una sperimentazione già attiva, che però potrà estendersi a tutta la città ed anche ad altri settori di intervento. È una nuova veste di questa azienda che però dimostra come 1423 persone assieme possono vincere una scommessa che è quella di cambiare e di rispondere realmente alle esigenze dell'amministrazione, addirittura competendo positivamente con il privato.